This is Giuliana Rannicco-Breeze. I'm still with Sammy. And this is part four of his life saga. So Sammy, you were in the Belgium, you got to the Belgium Congo. Mm-hmm. Alors, parla della vita normale. Sì, la vita normale, la vita normale, come ho spiegato poco fa, era il lavoro duro per me stesso anche per dimenticare quello che avevo passato, perché ero solo al mondo, non avevo nessuno, avevo soltanto poi trovato mia moglie, però per me era qualche cosa, una sfida per riuscire a fare qualche cosa, e ci ero riuscito. Dopo 25 anni di lavoro, grazie a Dio, ero contento che avevo realizzato un lavoro importante. È vero che tutto questo, dopo 25 anni, il governo zairese... E qual anno era questo? 1972. Okay. 1972. Okay. È diventata indipendente? Sì, lo Stato era già nel 60 indipendente. Uh-huh. Ma nel 72 Mobutu, che governava lo Zaire, ha messo una legge immediatamente, in poco tempo, per confiscare, di prendere tutti i beni di tutti i bianchi. Non c'era distinzione di ebrei o cattolici. No, bianco o bianco. Bianchi. E così che hanno preso tutti i beni dei bianchi, di cui hanno preso anche i beni miei. E io e mia moglie siamo andati via dallo Zaire nel 1972 con una piccola valigetta in mano. E grazie a Dio, nell'arco di questi 25 anni che io avevo lavorato, mi ero comprato un piccolo appartamento a Ostia, e così che... Ostia, Roma. E così che non sono stato messo per strada. Grazie a Dio mi ero messo al coperto con un piccolo appartamento, e quando lo Zaire ci ha mandato via, avevo un posto dove dormire. E così che siamo andati... Ha comprato questo prima? Oh, intelligente. Un piccolo appartamento. Sì, per me e mia moglie. Sì. Non è grande cosa, no. Era qualche cosa di importante in quel momento difficile. Quando ha visto che c'erano i problemi. E così non sono andato per strada. Avevo qualche cosa dove potevo dormire. Grazie, e dove potevo organizzarmi per rimboccarmi le maniche, perché nel 1972 ero ancora in forza di poter fare qualche cosa, e mia moglie e io ci siamo rimboccati le maniche, e grazie a Dio non siamo persone esigenti, che vogliamo lusso, che vogliamo questo, no. Ci adattiamo a tutto, perché la nostra vita è stata una vita di sofferenza e di dolore. Dunque non siamo stati abituati da piccoli a avere il benessere, siamo stati abituati da piccoli, e questo non ci ha messo paura, e grazie a Dio andiamo avanti. Ma che cosa ha fatto a Roma? Niente. Io mi sono ritirato? Ritirato, nel senso che l'appartamento lo affittevamo nella stagione estiva. E venivamo qui a Rodi, dove io parlo le 4-5 lingue, dove ho fatto un sacco di cose, perché la lingua mia mi ha aiutato. E mi sono dato da fare. Mia moglie faceva la sarta, e dunque sono lavoretti. Faceva? Sarta. Era capace di fare vestiti. Ah, ok. Sì. Dunque io ho aiutato lavori così, e ci siamo andati davanti. Un macello di cose. Un sacco di cose. Bene. Ok, allora. Grazie, todaraba. Tutti fuitis. Me l'han casciatis. Ok, abbiamo... Chiaro, abbiamo terminato. Abbiamo terminato? È contenta? Speriamo, grazie. Mi danno la mano. Shanatova. Shanatova. Shanatova.